Nel nuovo appuntamento con l'Almanacco del giorno prima, il magazine di Globo TV e ST Television, con tutti gli appuntamenti culturali più importanti della città di Lamese Terme, abbiamo incontrato l'associazione Glicine con il presidente Pasquale Allegro, che ha presentato il suo nuovo libro La portata dei sogni. Rosa Pulerà con la sua esposizione di gioielli presso il negozio genovese 1830. Antonio Saladino con la sua esposizione artistica con Utopie metafisiche. E Giussi, il cantante, insieme al produttore Dark Fox, in occasione del lancio del nuovo singolo Luna Park. Siamo con Daniele Lucia in uno degli ultimi appuntamenti della prima rassegna della neonata associazione culturale Glicine. E chiediamo al presidente Daniele Lucia perché il nome Glicine. Allora, il nome Glicine nasce dal legame che abbiamo con questo fiore, con questa pianta che abbiamo riscontrato nei ricordi di ciascuno, di ciascun membro dell'associazione. Chi per una cosa, chi per un'altra aveva associato a questo fiore, spesso caratteristico dei pergolati, dei momenti di riflessione, dei momenti dedicati alla lettura. E quindi abbiamo pensato di unire la nostra passione, la voglia di parlare di libri a questo piccolo ricordo, a cui ciascuno di noi appunto era legato. Allora, questa prima rassegna si è svolta prevalentemente, si svolgerà, si è svolta prevalentemente in alcuni dei pu più belli punti storici e culturali di Lamese, nella fattispecie a San Biase, in alcune chiese. A chi è nata l'idea e come mai avete scelto di ambientarlo in un posto così bello, ma anche così atipico? Allora, in realtà le scelte, è interessante parlare di questo perché le scelte dei luoghi sono state dettate sia dall'interesse che avevamo per questi luoghi, ma anche perché abbiamo cercato di rispettare le norme anti-Covid e quindi abbiamo chiesto aiuto all'amministrazione che ci ha indicato i luoghi dove era possibile organizzare eventi di questo genere mantenendo il distanziamento e potendo quindi accogliere un certo numero di gente in locali chiusi. Quindi siamo arrivati qui a San Biase, tra l'altro volevamo anche creare una sorta di filo conduttore tra le attività che facevamo nella zona di Nicastro e le attività che avremmo fatto qui a San Biase. E abbiamo scelto questa chiesa, mentre a Nicastro abbiamo scelto il TIP. In entrambe le location abbiamo trovato dei motivi anche per ricollegare le tematiche trattate con l'ambiente circostante. La scorsa volta, infatti, quando siamo stati in questa chiesa a parlare del libro di Giulia De Sensi, Come neve, abbiamo anche aperto l'incontro parlando delle statue e della storia di questa chiesa, la chiesa dell'Annunziata. Per chi volesse avere informazioni sull'associazione, per chi volesse tesserarsi, i riferimenti. Allora, riferimento la pagina Facebook dell'associazione Glicine, dove sono indicati il numero di telefono dell'associazione, la mail che è glicineassociazione@gmail.com. Per chiunque volesse avere informazioni, per chiunque volesse anche collaborare o proporre qualche lavoro, qualche progetto, siamo chiaramente disponibili a qualsiasi tipo di collaborazione. Allo stesso tempo, per chi volesse invece avere una semplice informazione in merito alle attività che abbiamo in programma o al tesseramento, anche in quel caso i canali saranno sempre quelli. Pasquale Allegro presenta all'interno della rassegna letteraria organizzata da Glicine il suo libro La portata dei sogni. Parlaci ovviamente prima di tutto del libro. Il libro è un romanzo in cui si racconta di un viaggio che intraprende un giornalista che va un po' alla ricerca di se stesso, un po' per ritrovarsi, perché si trova in un momento di malinconia, una malinconia che lui non conosce però la causa. Ho scelto il giornalista proprio perché avevo bisogno di una figura qualcuno che avesse a che fare con la scrittura, perché poi di quello che mi occupa è quello soprattutto il ramo che più mi affascina. E poi mi serviva anche una persona che dovesse intraprendere un viaggio, quindi il giornalista era un po' perfetto. Nel momento in cui hai detto giornalista, il viaggio di un giornalista, viene da pensare quanto c'è di te nel libro, anche perché questo non è il tuo primo libro, hai già scritto, pubblicato altre cose. Quanto metti di te nei tuoi libri, quanto magari consciamente, anche inconsciamente, poi ti rivedi in qualcosa che scrivi? Ma sì, tanto, tanto. Ovviamente non sono, i libri non sono mai autobiografici, a meno che non è proprio un'autobiografia, però sono quasi tutti personali. Qui sì, c'è molto di me, anche alcuni aneddoti che ho
ho trasposto a lui. Il fatto che giornalista, sì, io l'ho fatto come cronista, quindi magari anche alcune dinamiche sono riuscita a raccontarlo, oppure il fatto che lui lavorasse prima come nell'editoria, prima di essere un giornalista, che poi aveva il percorso inverso invece che ho fatto io, prima nel un po' di giornalismo e poi nell'editoria. Quindi sì, molto, molto personale. Per chi volesse trovare il libro, si trova sui canali ufficiali ovviamente? Sì, Bookstore Online è ordinabile in tutte le librerie. Siamo con Rosa Bullerà nel Genovese 1830, un punto di abbigliamento tra quelli più storici di San Biase, la Mesa Terme. Parlaci un po', questa bellissima esposizione preziosa di gioielli, una tua esposizione di tuoi prodotti, come nasce prima di tutto l'idea per un gioiello? L'idea per un gioiello in realtà nasce, secondo me, sempre quando uno incontra la pietra dei suoi sogni, ed è per questo che noi puntiamo molto sulla qualità e sulla tipologia di gemma che facciamo scegliere al cliente. Noi diciamo sempre che è la gemma che attrae il cliente e non è la bellezza dei nostri gioielli. Ma quindi non è un'idea che nasce dalla pietra? Cioè, hai tu già un'idea tua oppure la scavi nella pietra come... Allora, mi spiego, mi racconto meglio. Allora, noi siamo un laboratorio orafo. Dunque, noi siamo un laboratorio orafo e facciamo creazione, trasformazione e riparazione. Dunque, noi abbiamo degli oggetti già pronti e diamo anche la possibilità però ai clienti di venire e poter inventare, scegliere il gioiello adatto ai loro sogni. Quindi, per questo io dico che l'idea del gioiello nasce sempre un po' dalle pietre e dalle forme che loro vedono, dalle geometrie, da elementi che noi mettiamo anche in laboratorio per farli ispirare. Raccontaci un gioiello di questi, uno qualsiasi, magari o il più bello o il tuo preferito. Raccontaci com'è nato e come l'hai lavorato. Allora, il mio gioiello preferito è questa collana, che è la Gravity, è una piccola collezione Roscat ed è realizzata da una catenina in argento molto forte che è di nome Forzatina e da dei quarzi naturali. È realizzata in tutte le tipologie, anzi le varietà di quarzo, quindi c'è in bianco il cristallo di rocca, il quarzo rosa, la prasiolite, l'ametista, ed è una collana particolare, si chiama Gravity chiaramente perché è la gravità a tenerla sempre nella stessa posizione, e poi è particolare perché si narra che il quarzo abbia delle energie, ci protegga dalle energie negative, ed è per questo che il quarzo deve essere toccato solo dalla persona che lo indossa, ed è per questo che è a questa altezza. E un'altra caratteristica fondamentale è che, come potete notare, la pietra non è lavorata, quindi lei ha mantenuto tutte le sue caratteristiche energetiche, che poi un po' nelle lavorazioni che ci sono in realtà nelle pietre non vengono, insomma, si perdono queste energie positive. Quindi noi ci piace raccontare questo piccolo aneddoto di questo gioiello. Chi volesse venirvi a trovare per vedere le creazioni di Gioielli Sessanta oppure per magari farne di nuove, dai qualche riferimento? Ok, noi siamo a Decollatura in piazza Giperri numero 1, vicino al municipio, quindi proprio al centro del paese, vicino alla posta centrale. Siamo in un paesino di montagna, quindi vi consiglio anche di venire a trovarci perché l'aria è fresca, soprattutto in questo periodo di caldo e di... anche per incentivare il turismo nelle nostre zone, che è sempre una cosa positiva. Avete anche una pagina Facebook se qualcuno volesse contattarvi? Allora, abbiamo una pagina Facebook di nome Roscat e una pagina Instagram di nome Roscat Lab. Ok? Il mio percorso d'arte, buongiorno, sono Antonio Saladino. Il mio percorso d'arte è nato dalla strada. Io mi sono occupato da 4-5 anni che mi occupo di arredo urbano, cerco di migliorare il territorio attraverso la riqualifica delle aziende. Sei mesi fa è nata l'esigenza comunque di poter esprimere la mia arte su stampe e su tele, affinché l'arte potesse arrivare anche all'interno delle case e riuscire comunque a trasmettere la mia filosofia, quello che leggo, quello che comunque mi ispira.
mi sto occupando sì, mi occupo di arredo urbano, abbiamo lanciato un progetto nel 2014 che si chiama Squad Rebel, che si occupa proprio di riqualificare il territorio, e lo facciamo attraverso la riqualifica delle aziende, sia di serrande, sia di interni, di pareti, serrande, comunque andiamo a ripristinare delle aree urbane che per noi sono degradate. E questo ci sta consentendo comunque di migliorare l'aspetto urbano della città. Da 3-4 anni comunque si vedono sempre luoghi meno degradati per quello che riusciamo a realizzare, e più colorati. Per chi ci vuole raggiungere ci può trovare sulla pagina Facebook Squad Rebel, Instagram, su Google, abbiamo un sito internet squadrebel.it dove è possibile comunque conoscerci ed acquistare i nostri prodotti o i nostri servizi. Il nostro primo singolo dopo l'EP Audiotape 1 uscito il 30 aprile. Con questo singolo abbiamo voluto sperimentare su, diciamo, un aspetto della musica che per ora ancora non avevamo toccato, una appunto sperimentazione sia dalla parte della scrittura che dalla parte della produzione stessa. Diciamo che sia con l'uscita di Audiotape 1 che in generale abbiamo voluto più o meno spaziare la nostra identità di musica. Comunque abbiamo affrontato diversi generi, però vorrei essere avvicinato più che altro all'R&B, magari al jazz pop, all'hip hop in generale, in questo modo. In passato abbiamo iniziato a lavorare con un singolo che si chiama Lo Sai, che è un singolo che mi è arrivato letteralmente su WhatsApp, un provino registrato col telefono, e da lì abbiamo iniziato a lavorarci seriamente, perché ho visto che comunque c'era del potenziale. Quindi da quel pezzo, che era un pezzo un po' lo-fi, un po' cantato, comunque una cosa diversa rispetto a quello che si vede di solito nel rap, nell'ambiente urban in cui io lavoro, qui alla Mesia, ma anche in generale in Italia, non si vedeva molto questa cosa. Ci siamo conosciuti dopo, praticamente è successo tutto un po' a caso. Io ero in sessione per l'università e mi è venuta voglia di scrivere qualcosa su una base trovata su YouTube. Così per caso poi l'ho mandata, giusto per scherzare, a un paio di amici per magari farmi dire pure cosa ne pensavano, però è una cosa più personale. E poi tramite un nostro amico in comune la canzone è arrivata a D-Fox, che poi mi ha contattato per realizzare la canzone vera e propria. Diciamo, il mondo discografico è tanto semplice quanto complicato, perché si può dire che semplicemente si può uscire se hai la giusta conoscenza e il giusto appoggio, magari se trovi qualche talent scout che ti scopre, ma come può essere anche molto complicato, perché c'è gente che magari di talento ma dopo tanti anni comunque non ce la fa ad uscire. Diciamo che bisogna trovare un giusto compromesso tra quella che è, secondo me, la propria passione, e quindi la propria voglia di fare musica che rappresenti se stessi, e la voglia di fare musica che possa piacere ad altri. Perché si può uscire, secondo me, solo se si è originali e se si è forti sotto tutti i punti di vista. Su quasi tutte le piattaforme digitali, da Spotify a YouTube, SoundCloud e via dicendo, basta scrivere il mio nome giusto, il nome di Dark Fox, sulla piattaforma, e poi si trovano tutte le canzoni disponibili.